Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, come avete visto all'inizio, mi sono buttato da quella scogliera, stavo precipitando e stavo facendo delle rune, quindi rune velocissime senza problemi. E poi ho aperto la mappa e ho cliccato questo punto e sono respawnato qui senza perdere le rune, ok? Ora ne ho 641.000, però ci sono altri modi per farmare rune, quindi per arrivare in questa terra bisogna prima ammazzare un boss, raggiungere questo posto qua, le terre proibite, proprio qui, anche perché questo viaggio fa parte della storia. Io ovviamente vi spiego come accedere a questo montacarichi, così facendo vi darà l'accesso a questo sentiero segreto del sacro albero e qui poi potete fare quello che volete. E potete anche raggiungere, grazie a questo posto, potete anche raggiungere il sacro albero. Ok, quindi qui dovete solamente trovare dei medaglioni, un medaglione che sta qua sotto, mi sembra, qua, e un altro medaglione invece che sta qui al Castel Sol. Ma io ovviamente ho fatto la guida su come arrivarci e su come prendere i medaglioni, portarli qui e scegliere il percorso da prendere per questa terra. Quindi andiamo a fare queste rune, vi spiego un po' come fare. Quindi ora mi butto da qua, faccio così, doppio salto e cado. Comincio a colpire l'aria. Strano che i giapponesi non se ne siano accorti di questo glitch. Ecco. Bah. Continuate a colpire l'aria finché non vi daranno più 1000 rune, invece sono 400.000. Ed eccole qua. Mi hanno dato sì, 300.000, no, 270.000. E adesso apro la mappa. Vado qua. Ed eccole qua, 878.000 rune. Ma tanto, come ho detto, ci sono altri modi per fare rune, quindi c'è anche la terra magica dal palazzo di Mahog. Quindi ci ho fatto un'altra guida su come arrivarci e come fare rune infinite lì. Io leggermente sto livellando così, mi sto livellando anche la destrezza e sono arrivato a 295. Quindi ragazzi, io spero tanto di esservi stato d'aiuto, la guida sta in descrizione per accedere a Montacarichi, per accedere a questa terra e se volete potete anche accedere al Sacro Albero. E quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto ragazzi, lasciate un like se questo video vi è stato utilissimo, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!